vista. Adesso andiamo a sentire anche un attimino che ci dice Maria Cristina Di Masto a proposito di questa, di questo trust, come lo chiamate voi, di questa autodeterminazione, di questa salvaguardia dei diritti umani. Allora, io sono Maria Cristina, sono di Masto, in Abruzzo, e sono ragioniera operatrice in Formaggioni. Ho alle mie spalle 10 anni di esperienza nel sociale, e nell'economia e nel diritto, quindi essendo ragioniera. E, ho lavorato per il comune di Masto in uno sportello pubblico, dove appunto ricevevo tutte quelle persone di cui parlava Luigi, disoccupati, persone che volevano reinserirsi nel mondo di lavoro over 40, giovani diplomati, universitari. E dal 2009, io ho iniziato nel 2007 come operatrice a lavorare, nel 2009 è arrivata la grande crisi. Cioè io sotto i miei occhi ho potuto vedere come le offerte di lavoro, le aziende chiudevano, le agenzie interinali, è stato una discesa, un declino sconcertante. Tutte quelle persone si riversavano da me, perché chiaramente uno sportello gratuito, pubblico, che ti cercava di dare informazioni sul lavoro, domande, vedere anche i curriculum, eccetera. Dunque io stavo tutti i pomeriggi, perché lavoravo tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, a cercare informazioni per i giovani e anche per quelle persone più adulte che venivano da me, per riuscire a capire come poter fare per superare questa crisi che stava portando appunto anche persone che iniziavano a pensare ai suicidi, perché arrivavano pignoramenti, le cartelle di Equitalia, tutte assurde. E quindi cercando informazioni in rete, poi essendo io occupandomi di ambiente, di ecologia da parecchi anni, mi occupo di scie chimiche, di geoingegneria che purtroppo sta devastando i nostri territori, conoscevo persone che si occupavano appunto di sovranità, signoraggio bancario, tutte queste informazioni fuori dalle informazioni che danno le televisioni, i giornali, e sappiamo bene da chi vengono gestite. Quindi ho iniziato a approfondire e ho trovato questo gruppo di studio che si chiama Popolo Unico, che c'è il sito che vi invito ad andare a visitare, popolounico.org, e c'è anche l'Osservatorio Internazionale per i Diritti Umani della Penisola Italica, che si occupano di queste questioni di cui stiamo parlando noi oggi. E ho trovato queste informazioni e ho seguito tutto l'iter di studio, perché questo è un gruppo di studio che appunto insieme siamo riusciti a comprendere che cosa stava accadendo, le truffe, le banche, il certificato di nascita. Poi c'è un interessante video su YouTube che vi consiglio, di Salvatore Merlo, che lui è stato il primo che è riuscito a far registrare la sua bambina Sofia, un nome a caso, che Sofia vuol dire sapienza e lui si chiama Salvatore, nome omen, quindi è molto interessante questa particolarità, che ha fatto una registrazione di quando è andata in comune a registrare la bambina, ha spiegato tutto il perché non voleva registrare la bambina, come ha spiegato Luigi, con il nome tutto scritto in grande, che quindi andava a creare un atto che diventa un'obbligazione che gira nei circuiti finanziari americani. Praticamente gli italiani, i cittadini italiani che pensano di essere cittadini italiani, non lo sono, sono cittadini americani fuori territorio. Il nostro codice fiscale ha delle numerazioni dietro che vanno a ricondursi a numeri militari. In Italia non c'è mai stata la liberazione dalla guerra, noi siamo colonia americana e infatti la cultura che è arrivata negli ultimi 50 anni ha devastato la nostra socialità e la nostra cultura nel paese più bello del mondo. Dunque io, avendo trovato questa informazione, l'unico modo per poterla divulgare sia agli utenti ma anche a tutte le persone che insomma, potevano essere interessate a queste cose, era di verificarla alla fonte. Dunque io non avevo nessun problema da risolvere, sono una persona molto fortunata, quindi le uniche sperimentazioni che potevo fare dovevo verificarla sulla mia persona. Quindi ho preso queste autocertificazioni di esistenza in vita, che ci certifica che siamo vivi e creditori di tutto, in quanto c'è una bolla papale del 1302 che ci dichiara tutti quanti dispersi in mare e che praticamente siamo per loro tutti quanti morti. E quindi siamo delle scatole, c'è la legge dell'ammiragliato, che è come se fossimo delle scatole, passa il pubblico ufficiale, lo trovi in mare e ti tira su. E poi andiamo a finire nei tribunali, nelle cose, perché ci considerano, come diceva lui, degli oggetti. Siamo delle merci, siamo
quei certificati di carta d'identità, codice fiscale, quelli rivelano una finzione giuridica. Con l'autodeterminazione che io ho verificato sulla mia persona, quindi, ed è tutto vero, reale, e ci sono persone che sono riuscite a salvare le proprie case e i figli stanno ancora sotto al tetto, sono andata a verificare, mi sono autodeterminata presso il mio comune il 2 aprile del 2015, con l'esistenza in vita, come vi ho detto appunto, che io sono viva, umana, in coscienza, e la legale rappresentanza, che è un trust, un living trust di alto scopo umanitario, che praticamente va a congelare tutti i nostri beni. Quindi qual è la potenza di questo strumento? Che se mi arriva una cartella di Equitalia e mi dice che per una multa di 10 anni fa vuole 5.000 euro, perché sono saliti gli interessi, le cose, eccetera, eccetera, la mia macchina, la mia casa viene congelata, è un trust. Gli ricchi queste cose le fanno benissimo, perché i trust vengono utilizzati su una classe sociale molto più alta, che non è assolutamente il popolo. Il popolo è riuscito ad arrivare in mano a questi strumenti per grazia ricevuta, io credo, perché siamo arrivati a un punto in cui ragazzi che sono chiusi in casa da più di 10 anni perché non trovano lavoro, non hanno il coraggio di andare all'estero a cercare lavoro, vengono imbottiti di antidepressivi per farli stare tranquilli e zitti dentro casa. Gli hanno dato internet e telefonini per fargli vedere il mondo da uno schermo, per farli diventare tutti dei guardoni, e nessuno è in grado e ha la forza e la voglia di iniziare, di fare, di creare. Perché questi ragazzi gli hanno tolto le speranze e gli fanno vedere in televisione invece che le persone sono tutte belle, tutti felici, quando invece qua in Italia sta succedendo qualcosa di scandaloso. C'è un progetto che si chiama Progetto Monarch sul controllo mentale, che viene portata avanti anche grazie alle scie chimiche che rigettano nanoparticolato, e se cercate su YouTube filamenti di ricaduta vedrete che cosa accade sui terreni, tutti questi filamenti. Allora io che cosa potevo fare per sperimentare qualcosa? Ho iniziato a viaggiare sui treni, perché noi ci avvaliamo del diritto naturale. Quindi i diritti umani sono 30 diritti e sono semplicissimi, non è che siamo diventati avvocati, è che noi ci occupiamo di diritti naturali, quindi non dobbiamo sapere l'articolo di quella legge, ce n'è uno. La legge di cui noi soffriamo in Italia è la legge 881 del 77, che ha ratificato appunto la dichiarazione dei diritti umani. Quindi in questi diritti c'è scritto che noi possiamo usufruire gratuitamente dello sviluppo tecnologico. Le autostrade e i treni, a mio parere, sono sviluppi tecnologici e sono stati fatti grazie al sudore e al tempo dei miei nonni e dei vostri nonni. Quindi noi possiamo viaggiare in maniera gratuita. Ora, è chiaro che nel momento in cui si ristabilirà la linea corretta di vita in questo paese, che a mio parere non c'è da parecchio, basterebbe che noi annualmente mettessimo una quota per mantenere le autostrade e i treni. Non c'è bisogno di pagare un biglietto che per andare a Milano devi spendere 80 euro, dalle Puglie per andare a fare un colloquio, un concorso. Questi giovani stanno viaggiando con i treni, stanno finanziando un sistema truffaldino, Ma ci stanno rubando la vita e i soldi, perché il denaro è a debito. Il denaro al debito è un denaro distruttore. Stiamo cercando di creare un sistema invece a credito, quindi ristampare i soldi oppure creare baratti, banca del tempo, perché il denaro a credito è il creatore. C'è un altro tipo di energia che gira in la moneta, sappiamo quanto è potente, comanda il dio denaro, però siamo arrivati in un tempo in cui dobbiamo aprire i cuori e dobbiamo capire che non dobbiamo pensare solo al nostro giardinetto, perché fuori dal nostro giardinetto c'è il vicino di casa che ha problemi cocenti. Quindi se noi abbiamo le possibilità di informarci, di aiutare qualcun altro, dobbiamo farlo, perché siamo in un periodo gravissimo della storia umana, che le persone tra di loro non si parlano dentro casa e sono collegate a persone che manco conoscono dall'altra parte del mondo, che abbiamo bene la dissonanza cognitiva. Che vi consiglio di andare a vedere su YouTube un video di due miei amici carissimi, Mario Quaranta e Tommaso Minniti, che hanno fatto per spiegare che cosa sta succedendo alla persona umana, perché avvengono queste cose dentro di noi e perché non siamo portati in maniera spontanea ad aiutare il prossimo, perché giriamo la faccia quando succede qualcosa di grave.
Perché la cultura, la programmazione neurolinguistica di regime, che viene utilizzata da TV e telegiornali tramite un comitato che si chiama il CICAP, che appunto è collegato a questo controllo mentale, ci fa stare nella frequenza della paura. Tutti questi attentati che avvengono in Europa, siamo sicuri che sono veri? Perché avvengono in zone dove ci sono persone? Perché non li fanno nelle istituzioni dove ci sono quelli che comandano? Che cosa sta accadendo? Siamo sicuri che è tutto vero? Oppure vogliono farci credere che c'è una realtà diversa da quello che è? Vogliono chiuderci in casa e vogliono che noi tutti i pagamenti che facciamo li facciamo tramite internet e comprano le cose tramite internet, i supermercati, l'abbigliamento, fanno anche l'amore tramite internet, capite dove siamo arrivati, a che punto? E quindi io, come operatrice Informa Giovani, sono andata avanti e ho sperimentato sia sui treni, con le autostrade e devo dire che questo strumento, se si applica lo studio del trust, del diritto internazionale, quindi dei diritti umani, e capiamo che cos'è la personalità giuridica, che diceva lui, che ci riprendiamo grazie a questa autodeterminazione individuale fatta tramite il trust e la legale rappresentanza. E la vita cambia perché un'informazione ricevuta in tempo utile ti apre un mondo sia a livello di testa ma anche a livello di azioni. E poi diciamo che come altra esperienza ho provato a mettere giù una denuncia querela internazionale contro quelli che io reputo complici e corresponsabili delle scie chimiche e della geoingegneria. Quindi Rosario Marciano sicuramente lo conosce. Rosario Marciano è un grande amico e il 5 luglio lo seguo da 10 anni, ho iniziato con lui, è stato grazie a lui che io sono riuscita a uscire fuori dalla Matrix che ci dice che il mondo è fatto in un modo mentre la realtà è tutt'altro. E il 5 luglio sono stata a un'udienza a Lanciano dove volevano condannarlo perché era stato messo su da questi CICAP, questo comitato di cui fanno parte varie persone tra informatici e avvocati, e quindi cerchiamo di far valere il diritto naturale. E quindi io diciamo che sono andata a sostenere Rosario Marciano perché è una persona importantissima nel nostro paese, è la persona che ci ha dato delle informazioni importanti e ci ha fatto capire che cosa stanno facendo con tutti gli aerei che passano, che tutti vediamo, che le nuvole non è che cambiano nel giro di 100 anni, sono le operazioni climatiche, le manipolazioni che stanno facendo al clima, gli uragani che mettono su tramite Sistema Harvard. il sistema app, il MUOS che è in Sicilia, che avevano fatto chiudere grazie alle mamme che si erano messe in mezzo perché lì nascono bambini malformati da quelle onde radio che gli arrivano, come i bambini che vicino alle antenne del Vaticano, quelli che dicono che Papa Francesco è buono. Papa Francesco non è buono, perché se era buono, le telecamere di Radio Maria che fa nascere i bambini malati da vicino, le avrebbe tolte il primo giorno che diventava Papa. E poi si dice, morto un Papa se ne fa un altro, ce ne abbiamo due. C'è qualcosa che non quadra. Grazie.